Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua per questo nuovo video. Si parte per un altro weekly vlog, quindi ci vediamo dopo il lavoro. Eccoci ragazzi, anche per oggi finito di lavorare. Oggi ho un po' di cose da fare. Poi devo contattare ragazzi il servizio internet perché è da 3 giorni che a casa non mi va più internet e vediamo di risolvere il problema. A dopo ragazzi. A dopo. Dopo. Eccoci ragazzi. Ho fatto un giretto in banca. Intanto ho chiamato anche quelli per internet e in pratica ragazzi mi hanno bloccato la SIM, non so perché. Dicono per traffico anomalo, ma vabbè, avrò visto un po' troppi film ragazzi questa settimana. Mi hanno bloccato la SIM e domani mi arriva quella nuova. Quindi niente, dai, cose che succedono, cose che capitano. Però vabbè, sto pensando e ragionando di passare a Starlink se è possibile, magari non nell'immediato, ma credo, vediamo se si abbassa ancora un po' il prezzo mensile, probabilmente l'anno prossimo ci passiamo a Starlink. Ed eccoci ragazzi, adesso vado a fare una corsetta. Perché con questo nuovo anno, col 2023, mi sono messo di buon proposito ragazzi, a ritornare in forma, a rimettermi un po' in forma, anche per comunque, ragazzi, per essere più brillante durante i viaggi in moto, bisogna essere un po' in forma. Quindi adesso inizio con un po' di corsa, corsettina, domani andrò in palestra, ma vedrete domani. Comunque adesso un po' di corsettina. Eccoci ragazzi, oggi martedì, ho finito di lavorare, adesso vado a farmi un po' di palestra. E poi vediamo nel pomeriggio, spero che sia arrivata la SIM per internet, che così almeno inizio a un po' a montare, a caricare video che domenica scorsa non sono arrivati perché appunto sono andato 3 giorni senza internet. Comunque mi sto impegnando per riprendere anche la palestra, poi forse visto che sono a casa anche paio di giorni, casa mercoledì e giovedì, mi sa che giovedì andrò a vedere una partita di calcio, ma vedrete, state connessi al video, un bel mi piace e iscrivetevi al canale ragazzi. Ed eccoci ragazzi, siamo mercoledì, adesso oggi sono a casa da lavoro e sto andando in palestra. Ragazzi, obiettivo rimettersi in forma al più presto, perché così non va bene. Devo rimettermi in forma, ragazzi. Devo rimettermi in forma. Allenamento completato, ragazzi, adesso si va a casa e dopo vi dirò cosa sto facendo. Ragazzi, oggi mi sono messo un po' a studiare queste cose qua, ovvero sto studiando per il patentino del drone a 2 a no a 1 a 3. Diciamo che lo voglio fare a titolo diciamo personale, ma anche per non avere sempre la limitazione di avere il drone sotto i 250 grammi. Quindi vediamo, tanto costa 30 euro, me la studio bene, poi proviamo a fare l'esame. Noi ragazzi ci vediamo domani, per voi sarà un secondo, quindi a domani. Eccoci ragazzi, siamo a giovedì, sono pronto oggi per andare a vedere l'Atalanta, ragazzi, vado allo stadio di Bergamo adesso, ci vediamo dopo. Comunque
Allora, ragazzi, per chi è tifoso di calcio, io non sono, sì, seguo il calcio, seguo l'Atalanta, però non è che sono così sfegatato. Vado perché per curiosità, per vedere lo stadio nuovo, visto che Coppa Italia costa poco, ho detto ciao, andiamo a vedere lo stadio nuovo di Bergamo. E niente, un'esperienza così, oggi così andiamo allo stadio a vedere l'Atalanta. Forza Dea, ragazzi. Eccoci ragazzi, siamo allo stadio, il nostro posto dovrebbe essere qua. Primo tempo 3-2, partita bellissima, un sacco di gol ragazzi, bello bello bello, però peccato che ho preso un po' troppo gol l'altra volta, però vabbè, 3-2. Ragazzi, anche giovedì va al termine, è finita la partita qui dal Gewi Stadium, ragazzi, davvero davvero bella partita, 5-2, che quanti gol ragazzi, quanti gol, bellissimo. Venerdì, anche oggi giretto a piedi ragazzi, giretto a piedi, bella corsettina così da tirare giù la ciccia ragazzi, ci vuole ogni tanto. Comunque ragazzi, una bella camminata, una bella corsettina, ti mette davvero un po' la di buon umore, eh? Intanto va bene, guardate qua, poi che bel parco, bel parchettino, ok, che bello. La bellezza di stare un po' in campagna, fuori dalle grandi città, è questo. Avere un bel po' di aree verdi, ragazzi, come questa, poi anche al calare del sole, al tramonto, bellissimo, ragazzi. Devo andare un po' più spesso a correre. Di comunque. Sto cercando di mettermi in regola, proprio sia con l'esercizio fisico, sia con appunto l'alimentazione, che tutto parte dall'alimentazione, ragazzi. C'è da buttare giù di ciccia qua, ragazzi, c'è da buttare giù di ciccia.